Buonasera a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Basi di Olimpiadi. Quattordicesimo episodio continua il nostro percorso nella storia dei giochi olimpici. Questa sera doppio appuntamento in un unico episodio, perché se fino agli scorsi episodi alle Olimpiadi Invernali non avevo dato praticamente nessun spazio se non giusto qualche notizia, e in questa edizione 1956 i giochi per la prima volta arrivano in Italia, arrivano a Cortina d'Ampezzo e quindi vorrò dedicare un po' di spazio per raccontare come i giochi sono arrivati in Italia, accompagnato anche dalle immagini della cerimonia d'apertura. Però prima di iniziare, vi lascio come solito la domanda del giorno, e la domanda del giorno verte come sempre sulle Olimpiadi estive. Le Olimpiadi, per quanto riguarda quelle estive, vanno dall'altra parte del mondo, si arriva fino a Melbourne 1956, che diventerà il teatro di sfida sempre fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Chi fra le due le spunterà? E come sempre, noi italiani. Come abbiamo fatto? Quante medaglie siamo riusciti a portarci a casa? E se riuscite magari, in che posizione secondo voi ci siamo piazzati? Provate ad indovinarlo, la domanda rimane sempre lì, quindi a voi i commenti e adesso direi che possiamo iniziare. Iniziamo con le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956. Adesso, nel mentre che io parlerò, lascerò parlare anche un po' le immagini. Io vi racconto tutta la vicenda, intanto vedremo insieme la cerimonia d'apertura. I settimi giochi olimpici invernali sono svolti a Cortina d'Ampezzo dal 26 gennaio al 5 febbraio 1956. Furono la prima manifestazione olimpica tenutasi in una città italiana. Pensate che il conte Alberto Bonacossa, con sua moglie Maria, d'accordo con l'unità sportiva del tempo, incoraggiò l'amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo a porre la propria candidatura per i Giochi Olimpici Invernali, ancora nel 1944. Pensate che nella 38ª sessione del CIO, tenutasi a Londra dal 6 al 9 giugno 1939, quindi pochi mesi prima dell'inizio della guerra, Cortina ottenne un'assegnazione, battendo le altre candidature. Purtroppo la guerra però mandò all'aria tutto questo bel piano. Però nel 1946 la FISI, convenuta a Milano, decise, con l'avallo anche della giunta comunale e del CONI, di riproporre la candidatura di Cortina per ottenere i sesti giochi olimpici invernali. Purtroppo Cortina venne battuta per soli 2 voti da Oslo. Alla terza candidatura, presentata durante la sessione del CIO a Roma nel 27 aprile del 49, Cortina finalmente ottiene di poter organizzare i giochi. La sua candidatura prevale su Colorado Springs, Moultrie e Lake Placid. Il successo ottenuto dalla diplomazia italiana nel 1949 è molto importante perché l'Italia era ancora largamente considerata con sospetto. Sappiamo come storia e sport vanno sempre di pari passo. E quindi questa vittoria segnalò un recupero di credibilità da parte della nascente Repubblica e del suo governo democratico, guidato da un grande leader come Alcide De Gasperi. Quindi vediamo ancora una volta come sport e storia vanno a braccetto e questa occasione, questi Giochi Olimpici, sono per l'Italia un modo anche per rilanciarsi nella scena internazionale. Inoltre, questo voto di fiducia a Cortina per organizzare costituiva un chiaro appoggio del CIO al rinato Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che, sempre a causa dell'eredità fascista, aveva dovuto faticare a riconquistarsi un posto nella vita politico-sociale del paese. Sappiamo come la città venera tornerà ad ospitare i giochi 70 anni dopo, nel 2026, insieme a Milano. E stanno facendo discutere queste Olimpiadi, però sappiamo come effettivamente i giochi olimpici possano essere un'occasione di rilancio economico, soprattutto per la città di Cortina e soprattutto per l'Italia intera in un periodo così difficile. Quindi speriamo che noi italiani potremo sfruttare al meglio questa occasione, perché sappiamo come i giochi sono stati a Cortina del 56, a Roma nel 60, quindi prossimo episodio Olimpiadi estive a Roma, a Torino nel 2006 e poi torneranno in Italia a Milano Cortina nel 2026. Alcuni personaggi di spicco, appunto vediamo la compagine italiana, l'ultima, la tradizione, prima i greci, poi tutti gli altri e poi la città, il paese ospitante, noi italiani che entriamo nello stadio. E pensate che in questa edizione per la prima volta Giuliana Minuzzo fu la prima donna nella storia delle Olimpiadi a pronunciare il giuramento olimpico a nome di tutti gli atleti partecipanti. Infatti adesso lascerò un po' parola appunto alla nostra atleta che appunto per la prima volta una donna riuscirà a promulgare il giuramento olimpico, il solenne giuramento olimpico tra l'altro in italiano, quindi qual è l'occasione migliore per farlo sentire.
Giochi Olimpici come concorrenti leali, rispettosi dei regolamenti che li reggono e desiderosi di gareggiare con spirito cavalleresco per l'onore del nostro paese e la gloria dello sport. Vediamo come effettivamente per la prima volta una donna riesce a prendere un ruolo così centrale. Se solo fino a pochi decenni prima le donne erano considerate addirittura che partecipavano giusto così per far presenza, solo al 1928, ricordiamo, sono state ammesse ufficialmente ai Giochi Olimpici. Pensare che per la prima volta un'atleta donna riesce a fare un discorso olimpico è un momento molto importante. Sono contento di potervi riportare che questo momento è accaduto proprio in Italia. Se guardiamo al medagliere, purtroppo è avaro di successi. Vediamo solo per l'Italia una magra ottava posizione, considerando che era il peso ospitante, ci si aspettava qualcosa di più, però le medaglie arrivano da Guido Cairoli che e anche da, soprattutto, medaglia d'argento, ma soprattutto da Lamberto Della Costa e anche il compagno Giacomo Conti, che vinsero l'oro nel Boba 2, battendo l'altra coppia azzurra, Eugenio Monti e Renzo Alverà. Quindi doppietta nel Bob e una medaglia nel pattinaggio di velocità, sempre d'argento. Vediamo come, a differenza delle scorse edizioni, già nei Giochi Olimpici Invernali l'Unione Sovietica impone il suo marchio, perché se ricordiamo come fino alla scorsa edizione, almeno per quanto riguarda le Olimpiadi Invernali, aveva sempre dominato la Norvegia, questa volta l'Unione Sovietica si fa sentire, fa la voce grossa anche nei Giochi Olimpici Invernali. Però adesso direi che è arrivato il momento di passare ai Giochi Olimpici Estivi. Giochi Olimpici Estivi che per la prima volta arrivano a Melbourne nel 1956. Però arrivano in un modo un po' strano, perché siamo a Melbourne, siamo in Australia, siamo nell'emisfero australe. Per la prima volta i giochi vanno al di sotto dell'equatore e quindi i giochi, per adeguarsi al clima e alle temperature dell'Australia, devono cambiare date. Quindi i giochi si tengono dal 22 novembre all'8 dicembre 1956. Questa decisione di celebrare Olimpiade dell'emisfero australe era stata presa a Roma durante la sessione del CIO del 49, la stessa nella quale si è deciso di assegnare i giochi a Cortina. Pensate che la scelta della città aveva suscitato non pochi dibattiti, perché le candidature erano molte. Pensate, 13 candidature, di cui 8 degli Stati Uniti d'America, e tra queste anche di quella di Buenos Aires, fortemente sostenuta dai membri latini del CIO. Pensate che alla quinta votazione Melbourne prevalse di un solo voto sulla città argentina, non sulla capitale argentina. E pensate che purtroppo ci sono alcuni problemi logistici, perché siamo in Australia e nonostante le tecnologie siano proprio avanzate, quindi il fatto che ci siano gli aerei facilitano tutto questa possibilità. Questo fatto di portare i giochi in Australia è appunto reso possibile grazie agli aerei, perché era impensabile far arrivare in transatlantico gli atleti dall'Europa, dall'America. Quindi finalmente il mondo si sta sempre più rimpicciolendo grazie allo sviluppo tecnologico, e quindi i giochi arrivano in Australia. Questi giochi che effettivamente erano stati fortemente voluti dagli australiani, perché questi miravano a rompere l'isolamento del loro paese e riaffermare gli stretti legami con la cultura europea, perché sappiamo che tutti gli australiani un tempo erano europei. I primi addirittura erano i prigionieri europei che venivano, soprattutto le colonie inglesi, che venivano lasciati in Australia. Però effettivamente l'Australia è stata colonizzata da persone europee che sono emigrate lì, e ancora oggi è tuttora meta di giovani da tutto il mondo che vanno in Australia per sistemarsi. E quindi la preparazione dei giochi, appunto, è accolta con grande entusiasmo, però non ci sono, ci sono sempre dei problemi. Come in ogni edizione, nessuno vuole sostenere i costi. Ci sono tante strutture da fare, tanti sport da organizzare, tanti eventi, però nessuno effettivamente si presa a carico. Fortunatamente si riesce a trovare un punto di incontro, perché il Comitato Olimpico Australiano e gli sponsor della città di Melbourne riuscirono a trovare un accordo 50-50, quindi per metà pagò il Comitato Olimpico Australiano e per metà pagarono gli sponsor. Questo problema si riproporrà poi anche
44 anni dopo, ovvero nei giochi di Sydney nel 2000. Quindi gli australiani, insomma, fanno le cose un po' alla loro maniera, però effettivamente riescono a farle bene. Purtroppo, per la prima volta, abbiamo dei problemi un po' più complessi, perché in quegli anni c'era la diatriba sul fatto del canale di Suez, che pochi mesi prima era stato nazionalizzato dal premier egiziano. E questo aveva fatto un po' scaturire le ire sia dei francesi che dei britannici. Quindi, purtroppo, scusatemi questa digressione storica, però questo per far capire come effettivamente gli egiziani si sono lamentati con il Comitato Olimpico e hanno chiesto di escludere sia i francesi che i britannici dai giochi. Il comitato ha rifiutato e per questo Egitto, Libano e Iraq hanno boicottato i giochi. Effettivamente questo è il primo boicottaggio vero e proprio dei giochi. Boicottaggio che si amplia perché nel novembre del 56 i carri armati sovietici arrivano a Budapest. Arrivano a Budapest in Ungheria. E quindi tutta questa situazione politica un po' portò alcuni stati a rinunciare ai giochi. Prima fra tutte la Spagna, seguita dall'Olanda e anche dalla Svizzera. Svizzera che effettivamente è la sede del Comitato Olimpico e questa rinuncia da parte degli atleti svizzeri a partecipare fece storcere il naso al CIO. Però, nonostante alcune defezioni, i giochi olimpici si svolsero comunque e il numero delle nazioni salì fino a 72 grazie anche a nuove nazioni in Africa e nel continente asiatico, le isole un po' asiatiche, riuscirono a far aumentare ancora il numero delle nazioni. Gli atleti ungheresi, nonostante questa invasione sovietica, presero parte ai giochi perché al momento dell'invasione loro erano già in viaggio in transatlantico verso l'Australia. Ovviamente gli aerei c'erano, però non tutte le delegazioni avevano i fondi necessari per mandare gli atleti in aereo, quindi gli ungheresi erano in viaggio in nave. Ricordiamoci di questo perché effettivamente con l'Ungheria ci torneremo anche dopo. Adesso vediamo un po' di protagonisti di questi giochi. Effettivamente non possiamo non citare un ragazzo americano che si chiama Al Oerter. Il nome è un po' strano. In realtà Alfred Al, e per questo tutti lo chiamano Al Oerter, inizia la sua dinastia nel lancio del disco. Mi direte, perché la dinastia? Effettivamente è lui da solo. Però lui sarà il primo uomo e per ora sono stati solo in due a riuscire a compiere questa impresa, che vincerà per 4 edizioni consecutive la medaglia d'oro in uno stesso evento individuale. Quindi nel 1956 lui, all'epoca ventenne, bastò un lancio per vincere. Lui temeva l'esperienza e la fama di due idoli della sua fanciullezza, Adolfo Consolini, che era appunto stato medaglia d'oro a Londra e medaglia d'argento a Helsinki, e Fortune Gordian, che aveva vinto la medaglia d'oro ad Helsinki. Ma oramai il presente e il futuro erano suoi. Con 56,36 m trionfò, misura che gli è valsa anche il primato mondiale, appunto, per altre 3 Olimpiadi non avrebbe avuto rivali. Un record questo di 4 vittorie consecutive nello stesso evento, soltanto un certo Carl Lewis avrebbe eguagliato nel salto in lungo dal 1984, i giochi di Los Angeles, fino ai giochi di Atlanta del 1996. Inutile dire, il nostro Alfred Oerter fa parte della Hall of Fame dello sport olimpico e dello sport mondiale. Andiamo avanti, parliamo sempre di americani. Perché? Perché parliamo degli americani? Perché ancora una volta nel basket dominano loro. Non c'è niente da fare, sono i più forti. Le competizioni furono ancora una volta dominate dagli Stati Uniti, guidati da due fuoriclasse. Nella foto vediamo proprio il team, sottolineiamo la figura dell'allenatore e sottolineiamo questi due ragazzi all'apparenza normali. Sono Bill Russell e Kenneth Jones. Entrambi diventarono poi stelle nell'NBA e soprattutto di uno dei club più grossi, i Boston Celtics. Pensate come Bill Russell effettivamente è il giocatore NBA che detiene il maggior numero di anelli, ovvero di campionati vinti. Ben 11 anelli, una cosa che neanche su due mani gli stanno. Non gli bastano neanche due mani per contare quanti anelli ha vinto. Pensate che, ovviamente, grazie anche ad atleti di questo calibro, gli Stati Uniti vinsero tutte le partite con almeno 30 punti di vantaggio, superando i 100 punti in ben 4 incontri. Pensate che la media delle loro vittorie fu 99-46, veramente un altro livello. Però adesso, giusto celebrare un po' anche i nostri atleti italiani. I nostri atleti perché? Perché nel canottaggio la dinastia
del canottaggio che poi sarà tanto seguito dagli appassionati italiani, ovvero grazie anche ai fratelli Abbagnale, però non andiamo troppo avanti nel tempo. Fermiamoci a questa prima grande vittoria del canottaggio italiano nel 4 con. Vediamo come Alberto Winkler, Romanus Gates, Angelo Manzin, Franco Trincavelli e il timoniere Ivo Steganoni vinsero il titolo olimpico davanti alla Svezia. Questo è proprio ricordato come anche l'oro degli operai, perché effettivamente, nonostante già nel periodo fascista si era cercato di introdurre il dilettantismo di Stato anche in Italia, quindi gli atleti che risultavano figuranti in corpi militari o comunque risultavano dei lavoratori, però a tutti gli effetti erano solo dei sussidi, degli stipendi per permettergli di allenarsi in santa pace. Loro in effetti erano degli operai che nel tempo libero praticavano canottaggio, e questa medaglia, tanto sperata quanto meritata e sudata soprattutto, avvierà poi questo movimento olimpico nel canottaggio che soprattutto a cavallo fra gli anni 80 e 90 ci regalerà ancora tante gioie e tante soddisfazioni. Restiamo in Italia. In questa occasione anche un altro sport prende piede e ci inizia a regalare gioie, perché poi vediamo che ancora ai giorni nostri questo sport, questa disciplina un po' particolare, che dai tratti non dico esotica perché effettivamente è uno sport puramente europeo, però non è così seguita, ecco, diciamo uno sport considerato minore. Però sto parlando del tiro al piattello. Perché? Perché ebbe a Mermun un campione italiano, Galliano Rossini, che può essere effettivamente considerato l'iniziatore di questa grande scuola in quest'arte di sparare rapidamente, come potrebbe fare un cacciatore. Pensate che un tempo questa disciplina era anche detto tiro al piccione, perché effettivamente due piccioni erano liberati e andavano ognuno dove voleva. Di questi, appunto, ricordiamo che oggi questa disciplina si chiama double trap. Effettivamente due piattelli partono contemporaneamente in due direzioni diverse, quindi lo sparatore deve essere veramente veloce, avere riflessi pronti, soprattutto riuscire a centrare entrambi i colpi. Quindi dopo il 1956, dopo questa vittoria di Galliano Rossini, saranno numerosissime le vittorie italiane nella specialità, sappiamo anche fino anche alle ultime Olimpiadi, quindi sentiremo ancora parlare di questo sport perché effettivamente ci ha dato grandi gioie. Adesso però c'è da un attimo tornare verso la storia. Perché dobbiamo tornare verso la storia? Perché effettivamente è arrivato il momento di parlare di una partita, la partita di sangue. Perché la partita di sangue? Perché ricordiamo come nel 1956, a novembre, gli sovietici avevano invaso l'Ungheria. Ebbene, pallanuoto semifinali. Chi mai si scontreranno nelle semifinali del pallanuoto? Ungheresi e sovietici. Pensate, nel mentre che vi lascio le immagini in sottofondo, in questa partita c'erano molti tifosi ungheresi sugli spalti. Perché? Perché erano ungheresi emigrati in Australia in cerca di fortuna. Loro avevano saputo di questa notizia, di questa invasione, ma così come anche i giocatori stessi, che entrarono in campo con una rabbia, una voglia di non vincere, proprio di massacrare gli avversari. Ed effettivamente questo incontro degenerò rapidamente in una rissa. Se generalmente nella pallanuoto le botte volano solamente sott'acqua, mentre sopra si cerca di contenersi, in quella partita non si contenne nessuno. La piscina si tinse addirittura di sangue, perché queste ovviamente sono parole che vengono riportate da alcuni pallanuotisti italiani, perché effettivamente anche loro erano sugli spalti. Purtroppo l'Italia nel torneo concluso al quarto posto, però vediamo come adesso i giocatori sovietici escono dal campo veramente sfregiati in faccia. Una roba del genere in una partita di pallanuoto io penso di non averla mai vista, e quindi ricordiamo questa partita come la partita di sangue. Effettivamente la partita, gli arbitri persero il controllo di questa partita, venne sospesa sul punteggio di 4-0 per gli ungheresi che poi andranno a prendersi la medaglia d'oro. Però questa verrà ricordata per sempre come la partita di sangue. Adesso c'è anche da parlare un po' della maratona. Perché? Perché non è un'Olimpiade se non parliamo della maratona. In effetti anche in questa edizione abbiamo di che parlare. Vi ricordate il nostro Zatopek e la francese Alain Mimoun, che tanto ci avevano fatto appassionare nella scorsa Olimpiade con le loro sfide sui 5.000 metri, 10.000 metri? Ecco, adesso Zatopek ormai è verso pronto il ritiro, partecipa alle Olimpiadi solo nella maratona. E maratona che
per partecipare anche il nostro Mimù. Vediamo, vi lascio un attimo le immagini di questa maratona, appunto, la vediamo in sottofondo e vi racconto un po' effettivamente com'è andata. Pensate che per 8 anni, ve l'ho detto nello scorso episodio, Mimun aveva sofferto effettivamente il rivale di sempre Zatopek, perché sia a Londra che ad Helsinki lui non era mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio, si era dovuto accontentare di ben 3 medaglie d'argento in 2 edizioni dei Giochi Olimpici. Finalmente, in questa edizione, anche per Alain Mimun abbiamo un momento di gloria. Finalmente anche lui riesce a trionfare nella maratona di Melbourne. Pensate che trionfò dopo una curiosa partenza falsa, una cosa mai successa, però vediamo come effettivamente loro sono partiti dallo stadio, quindi hanno potuto rilevare anche questa partenza falsa, che in effetti non ha constatato, penso, nessuna penalità, perché penalizzare per una partenza falsa in una maratona la vedo una cosa un po' stramba. Atleta straordinario, il francese di origine algerina, con una storia da combattente nella Seconda Guerra Mondiale e anche appunto di gollista, vinse senza problemi davanti al jugoslavo Franko Mihajlić. Al traguardo, pensate, adesso poi cercherò di portarvi avanti con le immagini, lui arriva tranquillissimo, non vuole nessuno, non vuole che lo soccorrono, perché lui non vuole lasciarsi concedere le interviste ai fotografi, perché vediamo che comunque siamo nel 1956, iniziano a essere immagini a colori, la tecnologia aumenta. Lui non vuole far altro che aspettare l'arrivo di Zatopek, che terminò dopo 4 minuti, però arrivò sesto, comunque una posizione di tutto rispetto, per annunciare la sua vittoria. Zatopek l'abbracciò, purtroppo le immagini non ci faranno vedere questo, però come più volte avrebbe poi ricordato il francese Mimun, quell'abbraccio da parte di Zatopek ebbe per lui più valore della stessa medaglia d'oro, perché vediamo un grande rispetto. Vedete adesso l'arrivo di Zatopek e vediamo subito come il francese stesso è lì che lo incita per arrivare, per poi accoglierlo con questo abbraccio che per il francese varrà più della stessa medaglia d'oro. Perché? Perché due rivali che si congratulano l'un l'altro, ormai sono arrivati entrambi a fine carriera, e vediamo come questo è un simbolo del rispetto, dello spirito olimpico che si è sempre cercato in tutte le edizioni. Quindi vediamo proprio come effettivamente questo episodio, diciamo, racchiude un po' l'essenza dei Giochi Olimpici, perché persone che fino a quando si incontrano nei giochi non si conoscono, e ai giochi nasce un profondo rapporto di stima e rispetto, che poi è sfociato in questo abbraccio. Però prima di arrivare al nostro medagliere vi lascio un attimo la foto dello stadio di Melbourne, giusto per riempire lo spazio vuoto, perché ho da parlarvi di una curiosità, di un gossip che effettivamente fa arrivare questi rapporti fra gli atleti. Se Zatopek e Mimun sono arrivati in un abbraccio, qua abbiamo proprio una vera e propria love story, perché come sempre le gare di atletica e di quelle di nuoto, che tra l'altro per la prima volta vengono dominate dagli australiani, siamo in Australia, loro hanno inventato lo stile Chlore, l'hanno preso dai polinesiani, e quindi si fanno valere e dominano veramente nel nuoto. Nuoto che sono il cuore dell'Olimpiade australiana, come d'altronde voleva la cultura sportiva del paese. Pensate che a fianco dei grandi risultati delle imprese agonistiche, l'immaginazione popolare fu colpita da un evento completamente diverso, il romanzo d'amore tra un lanciatore di martello americano, Harold Connolly, e una discopola cecoslovacca, Olda Fichtova. Occorre riandare all'atmosfera di quei giorni. Pensate che la tensione, come vi ho detto prima, al limite della guerra, tra il mondo occidentale e il mondo comunista, ricordiamo erano gli anni della guerra fredda e della cortina di ferro, pensate che la rivoluzione di Budapest, stroncata dai carri armati sovietici, le diffidenze reciproche e l'ordine impartito agli atleti dell'est di non avere in contatti con quelli dell'ovest, proprio c'era una guerra, anche alle Olimpiadi, fra quello che era il mondo sovietico e quello che era il mondo occidentale, il mondo americano. Così questa storia fra Connolly e Fitkovaka, fiorita al villaggio olimpico, attrasse l'attenzione dei reporter di tutto il mondo. E ti credo, un americano con una cecoslovacca, quindi una cittadina del blocco sovietico, era la cosa che nessuno si aspettava. Connolly era diventato campione olimpico del lancio del martello, battendo 2 sovietici, un risultato di per sé già eccezionale. Olga era diventata campionessa olimpica del disco, battendo anche lei 2 atlete sovietiche. Quindi vedete proprio tante diciamo coincidenze che, unite al rapporto che c'è stato
nei giorni del villaggio olimpico ha permesso a questi due atleti di conoscersi sempre meglio. La notizia del loro desiderio di sposarsi non poteva che suscitare clamore, così come quella difficoltà che i dirigenti cecoslovacchi frapponevano che questo avvenisse. Si sfiorò l'incidente diplomatico, ma alla fine il permesso fu accordato. A Praga, il giorno del matrimonio, celebrato con due distinte cerimonie, una cattolica per la moglie cecoslovacca e una protestante per il nostro Harold, americano, quindi in America sono tutti protestanti, migliaia di persone augurarono alla coppia buona fortuna. Per la cronaca, purtroppo, 17 anni dopo loro divorziarono, però effettivamente questa è la prima love story ufficiale che è avvenuta ai Giochi Olimpici. E questo fa capire come può la storia dividere, possono le guerre dividere, può tutto, però alla fine lo spirito olimpico, le Olimpiadi, lo spirito di fratellanza, l'unione che le Olimpiadi simboleggiano la pace, perché a tutte le edizioni si liberano le colombe per simboleggiare la pace, la fratellanza, l'unione fra i popoli. Quindi diciamo tutto questo spirito olimpico, grazie anche poi effettivamente all'introduzione delle donne, portò anche ad episodi un po' curiosi, un po' strambi, come effettivamente una love story fra due persone che, se non ci fossero state le Olimpiadi, non si sarebbero mai incontrate. Però adesso chiudiamo con il medagliere. Medagliere che ci presenta già una grande sorpresa perché? Perché guerra fra Stati Uniti e Unione Sovietica, questa volta vincono i sovietici. Dopo aver trionfato anche nel medagliere invernale, anche alle Olimpiadi estive, veramente sbaragliano la concorrenza. Gli Stati Uniti riescono ad affermarsi mantenendo il loro numero di medaglie, perché rispetto ad Helsinki solo due in meno. Però riuscirono a guadagnare 8 ore in meno, da 40 che erano Helsinki passarono a 32. E soprattutto gli Stati Uniti hanno perso la leadership del medagliere a favore dell'Unione Sovietica, che migliorò di ben 27 medaglie al suo bottino, e passando per lo più da 22 a 37 ore. Veramente una cifra impressionante, mettendosi in luce un po' in tutte le discipline, dalla ginnastica al pugilato, dal canottaggio all'atletica leggera. La sorpresa positiva fu senza dubbio l'Australia, terza nel medagliere, che strabrigliò per le prestazioni dei suoi atleti, soprattutto nel nuoto, dove vinse per 8 volte, superando ripetutamente i record olimpici battuti in 7 occasioni e anche i record mondiali battuti in 3 occasioni. Sui sorprendenti progressi compiuti dai nuotatori australiani si spesero fiumi di inchiostro, fino ad arrivare alla conclusione che furono applicate in piscina le norme di allenamento dell'atletica leggera, quindi lunghe sedute di allenamento quotidiane, aiutate da un'alimentazione adatta, ricca di proteine, e impreziosite anche da qualche ritocco nella tecnica del crawl, che proprio loro australiani avevano introdotto. Quindi vediamo come questo modello australiano nel nuoto sarà poi preso da tutti, ma come già facevano gli americani nell'atletica leggera e come hanno introdotto anche i sovietici con il dilettantismo di Stato. Quindi si cercano sempre, anno dopo anno, nuove tecniche, nuove migliorie per l'allenamento e la preparazione degli atleti. Risaltò la partecipazione unificata della Germania ai giochi, perché dopo l'esclusione dei giochi a Londra e la presenza della sola Germania Ovest, finalmente nella stessa riunione di Roma del 49 si riesce poi a trovare questo accordo che non viene confermato perché quelli dell'est non vogliono partecipare ad Helsinki. Nel 55, nuovo accordo, la Germania si presenta come squadra tedesca unificata, quindi vediamo la bandiera nera, rossa e gialla con i 5 cerchi in mezzo, proprio a simboleggiare che quella è un'unione puramente sportiva, puramente per l'occasione dei giochi. La rappresentativa unica, ovest est assieme, ottenne buoni risultati, 6 ori, e verrà quindi riproposta finché fu sciolta le Olimpiadi di Città del Messico, quindi per alcune edizioni la Germania la vedremo ancora unita. Infine, ottimo anche il bottino della medaglia della squadra italiana, quinta nel medagliere per la terza edizione di fila e prima soprattutto fra le nazioni europee occidentali, quindi davanti alla Francia, davanti alla Gran Bretagna, davanti alla Germania, vabbè la Spagna non c'era, l'Olanda non c'era, però ancora una volta, diciamo, delle nazioni con le quali siamo sempre, tra virgolette, in rapporto di rivalità, perché bene o male sono nazioni con un numero di abitanti vicino al nostro, un'economia pressoché simile alla nostra, quindi vediamo come ancora una volta noi italiani riusciamo a stare davanti a loro. Gli atleti ungheresi parteciparono comunque ai giochi, erano già in viaggio, non sono tornati indietro, conquistando ben 9 ori e ottenendo un lusinghiero quarto posto del medagliere per nazioni. Pensate che ad Helsinki erano stati terzi con ben 16 ori.
Pensate che i poveri ungheresi, dopo queste Olimpiadi, metà della delegazione ungherese non fece mai più ritorno in Ungheria. Soprattutto i calciatori si sparsero nelle squadre professionistiche e occidentali, specialmente in Spagna. Primo fra tutti Frank Puskas, che appunto è poi stato il... A lui è dedicato il Puskas Award, appunto il premio che ogni anno si assegna a colui che fa il gol più bello nell'anno solare, appunto, di calcio. Però questa è una piccola digressione, giusto per collegare e far chiudere il cerchio anche storico attorno a queste Olimpiadi. Bene, anche per stasera le curiosità terminano qui. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, che le curiosità siano state interessanti. Mi raccomando, prossimo episodio, Roma 1960, finalmente, dopo più di mezzo secolo, perché vi ricordo ancora già da Vittorio Emanuele III che nel 1906 aveva chiesto a Giolitti, dai, portiamo le Olimpiadi, ma il Vesuvio aveva eruttato, quindi i soldi furono destinati per risanare i territori di Napoli e dintorni. Quindi, dopo tanti anni, finalmente le Olimpiadi estive arrivano in Italia, arrivano a Roma, ci saranno tanti protagonisti italiani e non, già uno, ve lo anticipo, Abebe Bekira, perché è impossibile non ricordarsi di questa impresa, ve la racconterei già adesso, ma ve la lascio per il prossimo episodio. Chi ancora non l'ha fatto, vi ricordo di iscriversi al canale, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, condividete questo episodio, questa serie, in modo tale che più persone possibile possano seguire e intraprendere questo percorso insieme a voi spettatori fedelissimi nella storia dei Giochi Olimpici. Per stasera la puntata termina qui, ma ci vediamo molto presto, sempre qui in diretta da casa mia, sempre qui con me, sempre alle ore 21, sempre qui a Basi di Olimpiadi. Ciao!